Mister, nonostante gli sforzi non riusciamo a sfatare il campionato, quantomeno il tabù del Monreale Proto. Cosa è successo in particolare? Sul piano dell'impegno forse non si può riprovare niente ai ragazzi, però sul piano pratico forse non si è riusciti a mettere in campo quello che si era preparato, per quel poco che è stato possibile in settimana. No. Per me si è aggravato solo due partite, quindi non puoi. Sicuramente l'avevo detto alla vigilia, l'avevo detto ai ragazzi che se noi pensiamo e guardiamo la classifica, che loro venivano a tre sconfitte e pensiamo che sia una partita facile, abbiamo sbagliato tutto. È una volta buona perché ritardiamo. Perché il Santa Maria l'abbiamo vista, è una squadra costruita per fare un campionato importante, ben allenata, quindi sapevo io le difficoltà della partita. Noi abbiamo sofferto il primo quarto d'ora perché accorciavamo male, accorciavamo in ritardo. Al primo errore, purtroppo è un periodo che appena sbagli fai un errore prendi gol. Al primo errore abbiamo subito il rigore e lì diventava difficile. Invece la squadra rispetto alla Sagra Valdese ha reagito bene, quindi abbiamo forzato le giocate, abbiamo fatto qualche errore di troppo, siamo riusciti a pareggiarla. Nel secondo tempo abbiamo cambiato modo di giocare, di la volta ragazzi se continuiamo così la perdiamo, perché noi accorciavamo male in ritardo e loro trovavano sempre la profondità. Quindi nel secondo tempo i ragazzi sono stati perfetti, nel senso che ci siamo abbassati di 20 metri, abbiamo chiuso la profondità, loro lanciavano la nostra palla e lì non abbiamo mai rischiato niente, siamo ripartiti tante volte e noi purtroppo arriviamo agli ultimi 20 metri e poi ci manca qualcosina. Ma non dipende solo dagli attaccanti, un po' di tutto, no? Quindi la squadra ha fatto veramente un ottimo secondo tempo, non abbiamo mai permesso al Santa Maria di tirare in porta, loro sappiamo che tipo di attaccanti che hanno. Quindi da un lato sono soddisfatto, sono dispiaciuto perché ho provato in tutte le maniere a vincere la partita. Con l'entrata di Fazio mi sono messo 3-4-3, volevo sfruttare al massimo tutto il potenziale offensivo che avevo, però non siamo riusciti a fare gol. Mister, è più un blocco di natura forse psicologica, quindi che tecnica, perché se questo, quello che dicevo, chiaramente nel secondo tempo i ragazzi hanno tentato, però la finalizzazione alla fine è qualcosa, è vero che si attacca e si difende in 11, quindi non è colpa solo di Giannaolo o di tutto Cucini o di Fazio, che è tratto anche un po' abbastanza, diciamo, motivato. Quindi è più un blocco per questi ragazzi, paghiamo errori di gioventù che subito al primo errore vanno in affanno, quindi c'è fiducia che si possa risolvere con il passare delle partite e acquistino sempre anche autostima. Ma sicuramente, questa squadra ha grande margine di miglioramento, ci dimentichiamo che siamo partiti in ritardo, ci dimentichiamo che siamo tutti nuovi, le squadre non si costruiscono in un mese. Come ho detto prima, la squadra gioca, ha idee, noi dobbiamo migliorare gli ultimi 30 metri, e lì dobbiamo migliorare, e non parlo di mancanza di attaccanti, è normale avere un altro attaccante e metterlo dentro, quando Giannaolo la Crocitta non sta, anche un altro discorso, però dobbiamo migliorare la fase offensiva, parlo come squadra. Sbagliamo troppo ancora a metà campo, sbagliamo passaggi facili, forziamo le giocate quando non dobbiamo forzare e viceversa. Dobbiamo migliorare gli ultimi 30 metri, questo non c'è dubbio. Sì, a sinistra, a partire di questo, io mi chiedevo come manca questa incisività in fase offensiva, gli esterni non riescono a dare quei pericoli, a dare quei pallini agli attaccanti. Insomma, cosa manca secondo te? Ma come ho detto prima, noi ci arriviamo. Quindi la squadra gioca, mi preoccupavo se la squadra non giocava e non ci arrivavi, tu ci arrivi agli ultimi 30 metri, quindi sono anche caratteristiche che abbiamo, quindi li dobbiamo migliorare, giustamente anche loro nel secondo tempo, avendo bisogno del risultato, si sono chiusi e non era facile trovare spazi, quindi voglio dire, è un po', bisogna soltanto, come ho detto prima, trovare le soluzioni, lavorarci e migliorare e poi aspettare di riuscire a prendere un altro attaccante che dia la possibilità a Crocitti e a Giannaola di giocare insieme o quantomeno di mettere uno fresco. Sì, perché infatti Giannaola sembra a volte non supportato un po' da solo lì in area avversaria. Sì, sì, e come ho detto, la fase offensiva la dobbiamo migliorare. Come ho detto prima, non è colpa solo degli attaccanti, è colpa dei quinti, è colpa degli interni che si devono buttare di più, è la fase offensiva che dobbiamo migliorare. Mentre in difesa ho visto la storia molto solida, subisce poco, questo è importante.
Sì, infatti, voglio dire, noi come ho detto prima abbiamo sentito un paio di contropiedi inizialmente perché accorciavamo male, ma poi dopo non abbiamo mai rischiato niente, non abbiamo mai rischiato niente. Mister, buonasera. Lei pensa che la sua squadra ha sofferto soprattutto la fisicità da parte degli avversari e ho notato che molto spesso si facevano dei lanci lunghi, anziché magari andare a fare il gioco in orizzontale. Pensa che sia stato per necessità o comunque per cercare di trovare qualche sbocco, vista un po' la staticità da parte degli attaccanti? No, io lanci lunghi non ho visti tanti. Noi abbiamo sempre iniziato a giocare da dietro. La seconda a Santa Maria vediamo tutto l'opposto, no? Noi abbiamo sempre iniziato a giocare da dietro. Lanci lunghi è normale, quando non puoi giocare non puoi rischiare di perdere palla e subire gol. Ma noi sia all'inizio che alla fine abbiamo sempre provato a giocare da dietro, uscire sempre, siamo sempre usciti con i braccetti, siamo usciti con le mezze ali sugli esterni e poi purtroppo, come ho detto prima, ritorniamo al solito ritornello. Quando arriviamo lì a 30 metri non riusciamo a trovare una soluzione, quindi dobbiamo migliorare, lavorare, solo così si può migliorare. Mister, questo calendario troppo compresso impedisce anche di lavorare molto più sui dettagli, su questi aspetti che chiaramente lei ha individuato. Poi sono alla fine le stesse osservazioni che facevamo noi in tribuna stampa. Quindi crede che comunque sia solo questione di tempo, perché si gioca il mercoledì, poi si gioca la domenica, significa non avere nemmeno il tempo di provarli questi schemi. E poi un'altra, più una curiosità che un'osservazione, ma forse a centrocampo una testa pensante, cioè qualcuno che prenda palle, alzi la testa e metta ordine, forse potrebbe conferire maggiore personalità anche alla squadra. Ma guarda, io oggi mi sono preso un rischio importante per dare un segnale alla squadra. Ho tolto due centrali, Carubini e Baggini, ho fatto giocare il ragazzino 2005 perché ho messo i cinque grandi in attacco. Ho messo i tre grandi, Aprile, quando metti un Boscaglio con i due attaccanti, proprio per dare un segnale importante. Per cercare di fraseggiare di più e cercare di essere più offensivi, però come ho detto prima, poi ogni partita è una storia a sé. Una cosa è certa, noi a parte le prime due settimane poi non abbiamo più lavorato, quindi la squadra è normale che ha bisogno di lavorare. Come ho detto prima, la squadra è stata fatta all'ultimo momento, abbiamo lavorato poco, facciamo scariche di finitura, il tempo ci vuole. A noi, io, il mio rammarico non è il pareggio di oggi, perché il pareggio di oggi contro Santa Maria è un pareggio importante, e il mio rammarico è sempre il primo tempo di San Catanzaro, perché se tu vinci quella partita, che potevi tranquillamente vincerla, o quantomeno non la perdi, tu eri nelle condizioni, eri lì dove meritavi di essere. Bene mister, quindi aspettiamo fiduciosi la prossima partita domenica, fuori casa sarà ancora un ulteriore banco di prova, e auguriamo bocca al lupo a lei e alla squadra. Grazie per lei. Grazie a voi, buona serata.